confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Estate, arriva il caldo. Ma l'acqua, la nostra risorsa più preziosa, va sempre usata in modo intelligente. Ci sono alcuni semplici consigli da mettere in pratica per il bene di tutti. Assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben chiusi e che non gocciolino. Non far scorrere l'acqua inutilmente quando ci si insapona o si lavano i piatti. Preferire la doccia al bagno in vasca. Evitare di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini e per lavare le macchine o i cortili. Sono i consigli di ETRA, futuro sostenibile. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Prime avvisaglie. Da tempo io dico che si stanno preparando, ho le registrazioni, per chi mi vedesse la prima volta, da tempo io ho detto che se dovesse vincere il centrodestra, prepariamoci alle barricate, non c'è niente da fare. Non puoi governare questo paese, premesso che io ritengo che questa sia l'ultima spiaggia. Se dovesse fallire il prossimo governo, è la fine per l'Italia. È chiaro che non dipenderà tutto da Giorgia Meloni. Il futuro Presidente del Consiglio, credetemi, ce la metterà davvero tutta per brillare, per fare una bella figura, ben sapendo che lei ha gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Quindi una sola persona, per quanto brava, per quanto volonterosa, non ce la può fare a superare difficoltà, imboscate. Avete visto già i sindacati? Sono stati fermi per anni. Non si sentivano più,
non si vedevano più le bandiere, falce e martello. I rossi si erano messi tranquilli. L'altra settimana ho visto un Landini ringalluzzito, arringava la folla, e adesso io devo vedere qualcuno che mi dà ragione. Non è, attenzione, che ci volesse tanto per prevedere un clima di tensione. Sono ben conscio delle difficoltà che dovrà superare il governo di Giorgia Meloni. Al riguardo, siccome io amo offrire anche qualche contributo che mi dà forza, che irrobustisce, che legittima le mie previsioni, le mie ipotesi, io non parlo mai a vanvera, parlo per esperienza vissuta. Dai, regia, la sinistra gioca sporco, è già allarme piazze. Il nuovo governo ancora non esiste, ma c'è chi si prepara comunque a contestarlo. Sindacati e pacifisti pronti a sfilare. E attenzione, questo è un brutto segnale di allarme. Gli 007 avvisano, il rischio di disordini è alto. E io sono d'accordo con i 007. Modestamente, chi vi parla da mesi prevede uno scenario terrificante, si organizzeranno. Da mesi dico che andranno nelle piazze, sfasceranno, bruceranno, distruggeranno. È l'intento della sinistra, in particolare dell'estrema sinistra. Faranno di tutto per impedire al governo di Giorgia Meloni di lavorare bene, di raggiungere dei traguardi prestigiosi. Non c'è niente da fare. Con certa gente tu non puoi dialogare. Noi vogliamo il superiore e l'esclusivo interesse della nazione, della nostra Italia, dei nostri connazionali. Ma devi superare ostacoli invalicabili, insormontabili. Poi se ci mettiamo anche la crisi energetica, che mi preoccupa non poco, io dico da tempo che avremo un inverno rigidissimo. Non so come si farà. Ci saranno migliaia di aziende che chiuderanno, una crisi economica galoppante. Ma tant'è. Ecco perché ritengo che quello di Giorgia Meloni sia un impegno troppo gravoso. Dipendesse solo da lei, ne sono convinto, qualcosa si riuscirebbe a fare. Ma deve combattere contro tutto e contro tutti, non c'è niente da fare. E mi auguro poi che ci sia armonia all'interno del centrodestra. Mi auguro che Salvini e Berlusconi non puntino i piedi e non facciano i capricciosi con le nomine dei loro ministri. Non c'è niente da fare. Aveva ragione Giulietto Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, e ognuno vuole collocare i propri uomini nei posti di potere, invece dovrebbero lavorare per l'interesse della nazione. Non c'è niente da fare. Poi rispondo a qualche scienziato che si lamenta delle scelte che dovrà fare la Giorgia Meloni.
circa i nomi, circa i futuri ministri. Io sono convinto che la Meloni stia lavorando bene alla ricerca del meglio, perché torno a ripetere, lei sa di non poter distrarsi, lei sa di non poter sbagliare, le salteranno addosso come dei falchi. E allora io vi chiedo, perché tanto casino, tanto rumore? Non si sa ancora con certezza i nomi, si fanno dei nomi. È già un coro di critiche. Ma vi ricordate chi hanno nominato come ministri nei governi scorsi? Persone di cui io mi vergognavo che fossero là, mi vergognavo di essere italiano. Persone prese dalla strada, persone prese dalle discoteche, dalle spiagge e messe a fare i ministri. E lì nessuno si è scandalizzato. Vedete perché? Io parlo di cattiveria, di livore. È un disegno preordinato volto a destabilizzare il futuro governo di Giorgia Meloni. Pregherei la regia solo per ricordare chi fossero gli scienziati ministri. Lì non ci sono state levate di scudi. Adesso non si sanno ancora i nomi e già fanno casino e già saltano addosso alla Meloni. Prima ancora che lei presenti la lista dei ministri. Il nostro è davvero un paese strano. Dai regia, fanno le pulci al centrodestra sui ministri. Ma questi erano competenti? Mamma mia, io quando penso alcuni nomi per tutti. Toninelli, mamma mia che iattura! Roberto Speranza, che disgrazia! Il ministro Cécile Kyenge, ve la ricordate? La signora di colore e tanti altri. Di Maio, l'ex steward dello Stadio San Paolo. Persone non all'altezza e non hanno detto niente in silenzio, a partire dal capo dello Stato. Il signor Sergio Mattarella, che io rispetto, è il mio presidente, invece di censurare quella scelta, la avvalorò. Adesso già si parla di nomi strani. Lasciateli lavorare e dopo giudicherete alla luce del lavoro che faranno. Mi fermo una manciata di secondi e come al solito non ho ancora finito. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati.
gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, approfitto per ricordare ai nuovi che noi siamo sui canali nazionali 170 e 231 del digitale terrestre. Vi prego di aiutarci a farci conoscere, innanzitutto con il passaparola. Per me il popolo è importante, il giudizio della gente deve essere messo in alto, in cima a tutto. È il popolo che decide, il popolo che è sovrano, popolo che spesso viene sfruttato, perché se dessero al popolo la possibilità di scegliere, tante cose cambierebbero, a partire dall'elezione del capo dello Stato. Sono anni che faccio la schiuma in bocca, sono anni che dico che il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto dal popolo e non dalle nomenclature dei partiti. Basta con presidenti di sinistra, sono stanco. Che sia il popolo a nominare un presidente di sinistra, mi sta bene. Sottraiamo ai segretari, ai politici la possibilità di nominare il capo dello Stato. Sono anni che dico le stesse cose. Rispondo a quelli che si lamentano perché c'è tanta evasione. Io sono figlio di un commerciante. Ricordo i sacrifici che faceva il mio povero papà per far quadrare i conti e per mandarci a scuola. Si pagano tante tasse. Sapete perché? Perché c'è il brutto vezzo di rubare in Italia. Denaro sprecato. Denaro dato a gente che non ha diritto di averlo. Ecco perché ci sono tante tasse. Perché se i soldi pubblici venissero utilizzati con sani criteri, con la saggezza dei nostri nonni, del buon padre di famiglia, tante cose, credetemi, cambierebbero. E chiudo oggi la mia opinione offrendovi questa locandina simpaticissima. Molti dicevano prima delle elezioni: se vince il centrodestra lasceremo il paese. Ma siete ancora in Italia? Perché non ve ne andate? Allora una mia sentinella mi ha mandato questa locandina. C'è una bella novità per quelli che si lamentavano, per quelli che volevano lasciare il paese se avesse vinto il centrodestra. Dai, regia! 26 settembre 2022, io ho detto che è la giornata della liberazione dal comunismo. Comunque qualcuno dice, volevo ricordare a tutti quelli che dicevano se vince la Meloni vado via dall'Italia, puntini puntini, che i biglietti si possono fare anche online. Fate anche prima per lasciare il paese. Avete capito l'antifona? Stanno ancora in Italia a sfruttare la situazione. C'è gente che occupa da anni i gangli vitali dello Stato, stipendi faraonici, e poi mi vengono a raccontare la storia di Cappuccetto Rosso. Qualcuno si lamenta che Enzo Spatalino grida. Vergognatevi, io faccio il minimo sindacale. Dovrei stare tutti i giorni con un megafono ad urlare la mia rabbia, il mio disappunto all'indirizzo delle ingiustizie sociali. Questo è un paese che prima o poi farà una brutta fine.
È inevitabile che ciò avvenga. Anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e l'augurio, come sempre, di una buona giornata, una buona serata, a seconda di quando mi vedrete. Arrivederci.